Sergio Mattarella lunedì sarà anche all'ITIS in forma privata, diretta su Tele4 per l'inaugurazione dell'anno accademico con il Presidente della Repubblica. Poche centinaia di persone per il corteo No Green Pass di questo pomeriggio, città tiepida anche al richiamo contro la guerra in Ucraina. La presidente dell'autotrasporto di Confartigianato, il settore vive in un'incertezza perenne, bene gli sconti statali, ma non siamo tranquilli. Assume anche contorni politici la polemica dopo le dichiarazioni dell'assessore Rossi sulle società sportive. Il comune non è un bancomat, ribatte oggi. Il conducente del bus è costretto a frenare bruscamente per evitare l'impatto con l'auto. Tutti i passeggeri del mezzo finiscono a terra, 5 all'ospedale. Altri 3 anni per Mitja Jaluz alla guida della società velica Barcola Grignano. Sarà il presidente più longevo della Barcolana. 2 gol a Legnago fanno tirare un sospiro di sollievo alla Triestina, Assegno, Trotta e Galazzi, prestazione nel complesso più che buona. Telespettatori di Tele4, benvenuti, ben ritrovati a una nuova edizione del nostro telegiornale. La visita a Trieste del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della cerimonia di apertura dell'anno accademico lunedì prossimo si arricchisce di un nuovo appuntamento. Tele4 seguirà la diretta con il cerimoniale in Piazza Europa, il servizio di Umberto Bosazzi. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che sarà a Trieste lunedì in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico alle ore 11, Tele4 seguirà la cerimonia in diretta, non limiterà la sua presenza a Piazzale Europa. Già alle 10, infatti, il corteo presidenziale farà una breve sosta in prefettura. Quindi, conclusa la cerimonia in università, Mattarella si recherà all'ITIS per una visita privata. Su questo appuntamento trapela quasi nulla, ma il fatto che, come è stato anticipato già ieri dalla polizia locale, durante il nostro consueto collegamento nel telegiornale delle 13.20, in occasione della visita a Trieste del Presidente della Repubblica, saranno istituiti divieti di sosta anche in zona via Pascoli, lascia poco spazio all'immaginazione. E invece un'altra cosa abbastanza importante, che comincio già a dirla adesso e la ripeteremo nei giorni che verranno, I divieti di sosta previsti per la visita del Presidente della Repubblica, Noi inizieremo a rimuovere da domenica mattina 27 del 3, perciò questa domenica, in particolar modo le zone interessate sono via Pascoli da via Manzoni fino a via Conti, via Conti da Pascoli a via dei Porta lato ITIS, sulla via San Carlo che è la prefettura e sul piazzale Europa che è l'Università di Trieste. Il passaggio della prima carica dello Stato all'ITIS rende la giornata di lunedì ancor più speciale per quel che concerne il rapporto fra Trieste e la Presidenza della Repubblica. Sarà infatti la prima volta di un Presidente della Repubblica all'inaugurazione di un anno accademico dell'Ateneo Triestino. Il protocollo non prevede interventi del Presidente, ma non è improbabile, soprattutto se i tempi saranno rispettati, che Mattarella possa pronunciare qualche breve parola. La sosta all'ITIS, pur se breve in forma privata, aggiunge un nuovo elemento di importanza all'ulteriore passaggio dell'attuale Presidente della Repubblica nella nostra città. Tornano a marciare per le vie di Trieste i comitati No Green Pass riversatisi in piazza anche in questo sabato pomeriggio. Alcune centinaia di persone non solo al grido No Green Pass, quindi per l'abolizione del certificato verde, ma anche contro la guerra in Ucraina. Vediamo. No guerra, no Green Pass, questo è il nuovo slogan scelto dai manifestanti in corteo a Trieste nel sabato pomeriggio. Alcune centinaia di persone si sono riversate per le vie cittadine urlando insulti all'indirizzo del premier italiano Mario Draghi, ma stavolta conditi anche con la critica verso gli aiuti militari per il popolo ucraino che combatte contro l'invasore russo. Il corteo è stato sponsorizzato attraverso volantinaggio e tantam sul canale social Telegram. Anche questa volta però, stando ai numeri, non più di 400 i partecipanti, è stato un flop se paragonato alla stagione dei cortei dell'autunno dell'anno scorso. L'obiettivo della protesta, come noto, è quello di abolire il certificato verde e, visto il momento storico, deviare le proprie attenzioni anche contro la guerra in Ucraina. I manifestanti si sono ritrovati in piazza Volontari Giuliani. La partenza è stata ritardata rispetto a quella prevista delle 16:30.
30, anche per aspettare che arrivasse più gente possibile a unirsi alla protesta. Poi sono partiti percorrendo via Giulia fino ad arrivare all'incrocio di via Battisti e deviare per via Palestrina, poi attraversare piazza Dalmazia, via Ghega e finire la marcia in piazza della Libertà. La polizia di Stato e i carabinieri presidiavano il corteo in testa e in coda, mentre la polizia locale dirigeva il traffico veicolare. I rapporti particolarmente stretti e intensi della Camera di Commercio Venezia Giulia e del nostro territorio con i Balcani hanno sempre contraddistinto molte attività di internazionalizzazione realizzate in passato con l'intento di crearne altre nell'immediato futuro. In tal senso il Presidente della Camera di Commercio della Venezia Giulia, Antonio Paoletti, ha dato ampia disponibilità di collaborazione all'ambasciatrice del Kosovo. In particolare Paoletti ha proposto di collaborare per la realizzazione di una country presentation del Kosovo a Roma, sensibilizzando nella sua veste di vicepresidente vicario Union Camere Nazionale, offrendo le disponibilità a concordare assieme azioni volte a rafforzare la collaborazione fra il territorio e il Kosovo. Nel nostro territorio, ha sottolineato Paoletti, è presente una comunità kosovara molto integrata, molto attiva nei settori dell'edilizia e della sanità. Da parte sua l'ambasciatrice ha evidenziato l'importanza di rafforzare la collaborazione fra il Kosovo e l'Italia e il nostro territorio, sia in termini di formazione che in termini di collaborazione economica. Appare migliorata, ma solo un po', la situazione degli autotrasportatori. Lo sconto del governo sul gasolio alleggerisce parte dei problemi, magari ne pone altri invece alla luce di una notevole incertezza. Sentiamo l'intervista. Rita Rapotez, responsabile del settore autotrasporto di Confartigianato Trieste, non riesce a vedere il bicchiere mezzo pieno, pur essendo consapevole che rispetto a qualche mese fa non è neppure mezzo vuoto. Il governo infatti è venuto incontro alle esigenze della categoria con uno sconto sul gasolio dello 0,25 al litro, che però cancella nel caso gli sconti sulle accise. Dobbiamo ritenerci per ora soddisfatti e con prudenza, perché ricordiamoci che questo dei 0,25 di sconto direttamente alla pompa vale fino alla fine di aprile. Non è, quella paventata da Rapotez, una questione da poco. È vero che il rapporto con l'esecutivo pare aver intrapreso una svolta tutto sommato positiva, ma si è visto che poco ci vuole perché anche ciò che è consolidato si sbricioli. Figuriamoci, è il sottinteso, quando si tratta di un settore da tempo in sofferenza. Da quella data in poi dobbiamo rimanere allerta per non ritrovarsi nuovamente a un costo del gasolio alla pompa di 2,20 euro, che sarebbe assolutamente insostenibile. C'è insomma una situazione di perenne attesa, tenuto conto ad esempio che l'autotrasporto non gode degli sconti introdotti dalla regione. Quando fanno un rifornimento di gasolio, il gasolio viene pagato di solito a 15 giorni, e in base agli accordi, e viceversa invece noi quando trasportiamo incassiamo circa 60 giorni. Un'attesa dunque che gioco forza si traduce nell'impossibilità di fatto ad investire e a programmare in attesa che arrivi una svolta. Ed è scoppiata una vera polemica politica dopo le dichiarazioni dell'assessore Giorgio Rossi sulle società sportive. Se ne è discusso molto ieri sera nella puntata di Ring del venerdì sera, e oggi abbiamo risentito in controreplica proprio l'assessore Rossi. Vediamo cosa succede. E io faccio un richiamo anche a quelle che sono le federazioni nazionali: devono mettere in riga i propri associati. I propri associati sono spesso pretenziosi, vengono qui, chiedono di tutto e di più. Il Comune sta facendo uno sforzo titanico. So che un mio collega, per questo motivo, adesso io l'ho visto venendo qua, ha chiesto le sue dimissioni. Le dichiarazioni rilasciate ieri dall'assessore comunale allo sport Giorgio Rossi a margine della presentazione di una serie di interventi sugli impianti sportivi cittadini non sono passate inosservate, tutt'altro. Se il consigliere comunale PD Luca Salvati chiede la testa dell'assessore, già ieri a Ring Rossi è finito nel mirino trasversale di Michele Babù del Forza Italia e Giovanni Barbo del Partito Democratico. Queste affermazioni non fanno bene al rapporto che si è instaurato in questi anni con le associazioni sportive stesse. Non fanno bene nel momento in cui poi noi annunciamo degli investimenti, e io sono contento invece di quelli che sono stati anche fatti in precedenza, ma non vediamo ancora i risultati. Credo che nessuno lo abbia obbligato a fare l'assessore allo sport o l'assessore in generale, e con il ruolo di assessore, così come con il ruolo di consiglieri, vengono oneri e onori, e ritengo sia
e ritengo non sia un onere ascoltare le associazioni, ma un onore poter rappresentare il comune e ascoltare le necessità delle associazioni. Rossi oggi risponde attaccando intanto da un punto di vista politico. Da voi passano ragazzi che fanno politica, ragazzi di belle speranze, ragazzi però che anche cercano il consenso, e quindi cercando il consenso cercano di rispondere, per cui tutto quello che fanno i colleghi, gli assessori eccetera viene un po' criticato. Poi l'assessore torna nel merito e non si sposta di un millimetro. Devono darsi una mossa, devono capire che soprattutto le federazioni devono interloquire con il comune in termini di prospettiva. Noi non possiamo avere codazzi di richieste continue eccetera, no? Non siamo, come ho detto ieri, un bancomat, siamo qui per accordarci su quelle che sono nuove esigenze per lo sport. E allora stiamo sulla politica, continua a distanza il dibattito sulla proposta partita da Fratelli d'Italia e appoggiata da Adesso Trieste di creare una commissione speciale sulla riforma delle circoscrizioni. Con le ospiti di Sveglia Trieste abbiamo raccolto due pareri opposti, le ha intervistate Laura Bucarella. Effettivamente questa nostra posizione è stata accolta non positivamente da molte delle forze politiche, probabilmente è stata un po' una sorpresa. La commissione speciale per trattare il tema della riforma sul decentramento proposta da Fratelli d'Italia e osteggiata da varie forze politiche, da Pontefranco a Forza Italia alla lista di piazza, è appoggiata inaspettatamente da Adesso Trieste. La consigliera della quinta circoscrizione Barbara Chiarelli spiega perché la civica di Riccardo Laterza la vede come un primo passo concreto verso l'innovazione dei parlamentini che era nel programma elettorale. Per noi è stata un'occasione veramente interessante. Noi non ci immaginiamo di riuscire ad ottenere delle soluzioni dall'oggi al domani, ci vorranno diversi mesi se non anni. Vedere che c'è la possibilità di avviare dei lavori concreti, per esempio con l'apertura di una commissione speciale, specifica, ci fa ben sperare per il futuro, perché effettivamente se cominciamo già da subito a lavorare su un regolamento nuovo, magari tra qualche anno riusciremo ad avere anche queste nuove circoscrizioni veramente attive, ma soprattutto più vicine alla cittadinanza. Da ex presidente di una circoscrizione, la sesta, la consigliera comunale dei 5 Stelle, Alessandra Richetti, non è invece convinta dalla proposta. Giusto l'obiettivo, ovvero un maggior coinvolgimento dei cittadini nelle scelte che li riguardano, ma gli strumenti ci sarebbero già. Sono stata un attimino critica perché le condizioni per ottenere la valorizzazione del territorio ci sono già, non c'è un'organizzazione funzionale delle circoscrizioni stesse. Sicuramente quelle sono cose da cambiare, però attenzione, c'è già una valorizzazione. Per dire, le circoscrizioni possono coinvolgere i cittadini, abbiamo fatto la progettazione partecipata all'interno della sesta circoscrizione, quindi le possibilità non è che non ci siano, manca secondo me un diverso modo di far politica, la politica che va non a informare la gente ma a coinvolgerla. Italia Viva avanza le proposte per attrarre nuovi investitori nel porto di Trieste, tra queste l'esenzione dell'IVA per chi vuole investire, occhio però al regime di extra doganalità del porto, un tema, dice Italia Viva, su cui riflettere. Sentiamo. Proporre l'esenzione dell'IVA per chi vuole investire e fare spese per insediamento industriale nel porto di Trieste. Questa può essere una proposta concreta da portare avanti di concerto con il livello locale e nazionale e che potrebbe attirare in maniera decisiva molti investimenti e rendere attrattivo il nostro ecosistema portuale. Le proposte di Italia Viva per rivedere il tema dell'extra doganalità del porto di Trieste sotto un'altra luce, valutare con attenzione i rischi che l'extra doganalità potrebbe comportare per il porto di Trieste e invece consolidare quegli accordi di libero scambio che già esistono grazie alle leggi europee. L'extra doganalità nel porto di Trieste è un tema sicuramente da approfondire, ma che dalle nostre riflessioni abbiamo valutato presenta alcuni vantaggi sicuramente, ma enormi anche problematiche, come ad esempio porsi fuori dal territorio doganale e quindi non godere più di alcune regole che sono già previste, alcuni accordi di libero scambio, e quindi è sicuramente un salto che bisogna eventualmente valutare, ma che bisogna approfondire. Riteniamo però che nell'immediato, per far sviluppare la nostra portualità, ci siano
tematiche e azioni che si possono intraprendere da subito e anche in ottica di sviluppo di medio-lungo termine. Dunque un tema da approfondire più che da scartare, quello dell'extra doganalità, ma investire in maniera da attrarre industrie e ricerca. Come ad esempio il tema di investire tanto nel capitale umano in questa città e far sì che ci sia un retroterra che attiri gli investimenti e gli insediamenti industriali, far sì che il porto rimanga pienamente europeo, quindi che possa continuare a godere di queste corsie che permettono al porto di essere centro di snodo per il mare del nord e per il Mediterraneo. Ci fermiamo ora per una breve pausa pubblicitaria e torniamo fra poco con altre notizie e altri servizi. Ripartiamo con la cronaca. Malore sul sentiero, un 80enne è stato soccorso e portato all'ospedale. È successo questa mattina intorno alle 11. Un 80enne triestino è stato colto da malore, probabilmente per un colpo di calore, su un sentiero a 100 metri dalla strada che costeggia il campeggio Pian del Grise. È stato consegnato all'ambulanza, condotto in ospedale per accertamenti. Sul posto il soccorso alpino di Trieste. Adesso invece un appello per una persona scomparsa che condividiamo anche noi. Andiamo sulla pagina dei colleghi di Trieste Prima, la cui madre del ragazzo che vedete nella foto si è rivolta proprio perché il figlio manca da diverso tempo. Stefano Sbisà, 16enne triestino, scomparso nel nulla nella mattinata del 22 di marzo scorso. Il giovane farà 17 anni a settembre, risiede ufficialmente nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia, Trieste, al civico 11 di via Salem, ma da 6 mesi vive a Favaro Veneto in provincia di Venezia. Proprio dalla località veneta si è allontanato verso le 7:40 di 4 giorni fa, 7:40 del mattino. A lanciare l'appello è stata la madre, descrivendo il figlio. Ovviamente Stefano è alto circa 1,75 m, ha gli occhi chiari, questo ragazzo nella foto, i capelli corti, ha un piccolo tatuaggio sulla mano destra. Stefano non ha dato segni di voler andare da qualche parte nell'ultimo periodo, così la madre del ragazzo. Ci sentiamo 2-3 volte la settimana, in qualche caso anche di più normalmente. Ci eravamo telefonati proprio qualche giorno prima della scomparsa. Chiunque abbia le notizie di Stefano Sbisà, purtroppo non si sa tra l'altro com'era vestito al momento della scomparsa, può contattare i carabinieri di Favaro Veneto, quelli di Trieste che collaborano con l'indagine dei carabinieri veneti proprio per trovare il ragazzo, oppure telefonare al numero unico per le emergenze, il 112, ed infine al numero 392-03-92-385, ripeto 392-03-92-385. La scomparsa del 16enne Stefano Sbisà, triestino, ma scomparso in quel di Favaro Veneto. Comunque risiede qua a Trieste, motivo per cui, ripetiamo, anche potete contattare i carabinieri di Trieste qualora sappiate qualcosa. Restiamo sulla cronaca. Il conducente di un autobus, più precisamente della linea 11, ha dovuto frenare bruscamente oggi a Trieste per evitare l'impatto con un'auto che non aveva rispettato la precedenza. I passeggeri del mezzo pubblico sono tutti finiti a terra, passeggeri che riempivano di fatto quasi colmando lo spazio in autobus, e 5 di loro sono stati portati a Cattinara in ospedale, quindi in ambulanza. Vediamo. Incidente in via D'Azeglio, all'angolo con via Vasari, coinvolto una Volvo con alla guida un 62enne e un autobus della Trieste Trasporti, linea 11, condotto da un 40enne. Il conducente della Volvo, che scendeva via Vasari direzione via Oriani, non ha dato la precedenza all'autobus. Il mezzo pubblico procedeva da Piazza dell'Ospitale verso via Pascoli, sulla corsia riservata ai bus. Non c'è stato uno scontro reale tra i due veicoli, ma il conducente dell'autobus ha dovuto frenare bruscamente per evitare l'impatto con l'auto. I numerosi passeggeri dentro al mezzo pubblico in quel momento hanno perso l'equilibrio e sono caduti. Subito è stato allertato il 118 e i sanitari, una volta sul posto, hanno soccorso i passeggeri dell'autobus. 5 di loro, feriti, sono stati portati con l'ambulanza all'ospedale di Cattinara per le cure. Gli altri passeggeri, invece, si sono riservati di andare autonomamente in pronto soccorso per le visite. I conducenti dei due mezzi coinvolti sono rimasti illesi. Per consentire i rilievi in via D'Azeglio da parte della polizia locale, la strada è rimasta bloccata per circa un'ora, con rallentamenti e disagi al traffico veicolare.
E sempre nella giornata di oggi un'anziana è caduta nell'incrocio tra via Giulia e via Battisti, fortunatamente non nulla di grave, è stata prontamente soccorsa dalla polizia locale. Sempre un altro incidente, invece questa mattina, presto però alle 7 in strada del Friuli, tra un'auto e una moto, ad avere la peggio è stato il motociclista, trasportato in ambulanza in codice giallo, all'ospedale però anche la conducente della macchina, vediamo. Schianto in strada del Friuli questa mattina poco prima delle 7 all'altezza di via Bison, due feriti, un motociclista è andato a impattare contro la fiancata di un'auto, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Cattinara. La conducente 46enne della macchina, una Alfa Romeo rossa, stava scendendo da via Bison e impegnava l'incrocio con strada del Friuli prima dello stop. Il motociclista invece, un uomo di 56 anni, stava salendo strada del Friuli verso il faro della Vittoria ad alta velocità e ha centrato l'Alfa Romeo violentemente, tanto che l'auto è ruotata di 180 gradi. Il motociclista è stato disarcionato schiantandosi sull'asfalto dopo un volo di 20 metri. La moto è stata completamente distrutta. Entrambi i conducenti sono a Cattinara, quello in peggiori condizioni è il motociclista. La strada, per consentire i rilievi, è stata chiusa fino alle 9 di mattina. Sul posto due ambulanze del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale. Incidente stradale anche questa notte alle 3.30 in via Buonarroti a Trieste. Una Fiat 600 con alla guida una ragazza di 21 anni, per cause da accertare, è andata a sbattere contro altre autovetture in sosta per poi capottarsi su un fianco. I vigili del fuoco del comando provinciale di Trieste hanno estratto dall'abitacolo la malcapitata, che poi è stata presa in cura dal personale sanitario. Sul posto anche la Polizia di Stato. Siamo arrivati al consueto bollettino sui dati Covid per quanto riguarda ciò che è stato registrato nelle ultime 24 ore. Continuano a salire i casi, 1220 nelle ultime 24 ore, a fronte di 10.778 tamponi e test rapidi. Due i decessi da registrare nell'ultima giornata, 4 persone ricoverate in terapia intensiva, 120 coloro che sono ricoverati in altri reparti. Le fasce più colpite sono tra i 40-49 anni e 50-59 anni, entrambi con il tasso del 16,15% dei casi totali. Per quanto riguarda il sistema sanitario regionale, sono stati rilevati positività nell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, in quella del Friuli centrale, in quella del Friuli occidentale, al CRO di Aviano, al Burlo Garofalo di Trieste. Relativamente alle residenze per anziani del Friuli Venezia Giulia invece si registrano i contagi di un ospite e di 12 degli operatori che vi lavorano. Mitja Jaluz è stato riconfermato questo pomeriggio presidente della società velica Barcola Grignano. Ora ripartono quindi le presentazioni di Barcolana 2022. Abbiamo lavorato a lungo nei mesi scorsi per migliorare le criticità che sono emerse nella Barcolana 2021. Insieme alla Capitaneria di Porto abbiamo fatto un lungo debriefing per mettere a punto delle misure ancora più efficaci in materia di sicurezza, di comunicazione con i partecipanti. Adesso siamo veramente pronti per promuovere Trieste e la Barcolana in tutta Europa in questa stagione che speriamo essere di piena ripartenza. Mitja Jaluz è pronto per presentare Barcolana 2022 in giro per l'Italia e per il mondo, forte della riconferma avvenuta nel pomeriggio a presidente della società velica Barcola Grignano. Una riconferma che premia anche la lista che ne ha sostenuto la ricandidatura. Un gruppo che ha lavorato in grande sintonia in questi anni, con una continuità, 6 componenti sono stati riconfermati e delle novità importanti da Alessandro Mulas, Walter Moglia, Walter Gasperi, Roberto Di Martino, quindi nuove entrate che daranno energia e nuove idee per il prossimo triennio alla guida della Barcola Grignano. Con la riconferma Jaluz diventerà il più longevo presidente della società, ma scrive questo successo anche la rete di collaborazioni instaurata nel corso degli anni. Credo che il lavoro fatto assieme a tutte le istituzioni, alla città, ai cittadini, ai velisti in questi anni sia stato importante. Vogliamo rinnovarlo con l'auspicio di un ritorno alla normalità. Sono stati anni difficili per la pandemia, adesso viviamo una situazione complicata per altri versi, ma la società esce da questo periodo complicato con un bilancio solido e con nuove idee per affrontare il futuro con ottimismo. Infine, ma non ultima, una sottolineatura ulteriore. La società velica Barcola Grignano, Jaluz ci tiene, non è solo la Coppa d'autunno. Il
mandato che ci hanno dato i soci è stato quello di concentrarci sulla promozione dell'attività sportiva. Abbiamo avuto un'accademia di mare, una scuola vela per adulti che nel 2021 ha avuto un boom di iscritti con più di 60 partecipanti rispetto ai 40 del 2019, quindi è cresciuta in un periodo di pandemia. È attesa a giorni, il 29 marzo prossimo, la decisione sulla candidatura dell'Espresso Italiano quale patrimonio dell'UNESCO. La Torre Fazione Triestina Bazzara ha colto l'occasione per organizzare una giornata a porte aperte e un corso sensoriale dedicato al caffè. Vediamo di cosa si tratta. Il tema della giornata è un viaggio attraverso i sensi. Stiamo per erogare degli espressi e Marco, nostro direttore dell'Academy, Marco Bazzara, farà fare un viaggio sensoriale che parte dalla vista fino ad arrivare al gusto, chiaramente. E stiamo parlando appunto di assaggio, degustazione del caffè espresso. Sua Maestà l'Espresso Italiano, presto patrimonio dell'UNESCO, l'auspicio è concreto, si basa sulla recentissima presentazione della candidatura della nostra più famosa tazzina quale patrimonio immateriale dell'umanità. Oggi è partita la sottoscrizione pubblica in occasione della giornata nazionale del rito del caffè espresso italiano. A rafforzare il progetto le aziende del comparto e associazioni, nel caso di Trieste in primis l'associazione Caffè, si sono attivate per organizzare una giornata di porte aperte e rendere partecipe la cittadinanza con corsi, visite in azienda, eventi e incontri. La Bazzara Academy ha scelto di proporre nella sede di Via Battisti un viaggio nel caffè attraverso i sensi, con la guida di Marco e Andrea Bazzara. Siamo arrivati a un punto importante, dobbiamo far sì che il caffè espresso diventi patrimonio immateriale dell'UNESCO. È una bevanda nobile anch'esso, come il vino, quindi sento che ci stiamo avvicinando ad un momento importante e noi infatti noi della Bazzara abbiamo aperto le porte per poter onorare questa bevanda che è il caffè espresso che caratterizza le nostre vite. E siamo allo sport, buone notizie per la Triestina e per i tifosi. L'Unione riassapora la vittoria, Legnago battuto 2-0. Siamo sul sito dei colleghi giornalisti sportivi di City Sport. Si allontanano un po' le delusioni per le ultime partite. Triestina in gol con Trotta al settimo del primo tempo e Galazzi nella ripresa al 35esimo. È tutto dal telegiornale di Tele4 per questa sera. Come sempre grazie per averci seguito, buon sabato sera e buona domenica.